Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi inizio la fiera Mineral Show di Verona. Saranno 3 giorni di esposizione dove esporrò principalmente le mie creazioni realizzate in pietra dura e in argento. È veramente una fiera molto, molto carina, molto interessante. Vi consiglio di visitarla perché è veramente bella. Io ho un piccolo spazzettino qui all'interno della fiera, espongo i miei gioielli e sono in compagnia di mio figlio. Ciao. E di Gianni. Ciao! Ciao. Gianni è un mio carissimo amico collezionista, è il mio mentore, è il mio insegnante, è colui che mi insegna tutto sulle pietre dure. E Francesco è il mio aiutante. Ora voglio mostrarvi qualcuno dei gioielli che ho portato per questa esposizione, per questa mostra, e poi in compagnia del mio amico Gianni faremo un giretto all'interno della fiera. Visto che non è ancora aperta, abbiamo ancora un po' di minuti a nostra disposizione e gireremo e mi farò spiegare qualche segreto, qualche curiosità del mondo minerale. Lui è veramente molto molto preparato, quindi vi piacerà sicuramente. Ciao a tutti amici creativi, siamo arrivati adesso in fiera, siamo arrivati molto in anticipo, sì. Perché abbiamo un po' di acquisti da fare, è ancora un po' tutta chiusa come ben vedete, lui è Gianni, c'è il mio super amico collezionista, è il mio mentore, è colui che mi insegna un po' tutto sulle pietre dure e infatti mi ha detto che c'è del cromo diopside molto interessante, quindi andremo a vederlo perché sicuramente lo acquisterò e poi ve lo farò vedere. Lo smeraldo della Siberia. È vero, è lo smeraldo della Siberia. È di un verde meraviglioso, meraviglioso. Bene, ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo qua che stiamo scegliendo una serie di pietre e più precisamente stiamo scegliendo il cromo diopside, che è questa meravigliosa pietra verde che voi vedete. Viene chiamato smeraldo della Siberia, è veramente di un verde
incredibilmente bello, potete vederlo. Penso che prenderò un po' di fili, perché voglio creare una collana e degli orecchini proprio con questa pietra, perché una qualità così è veramente molto difficile da trovare ed è stato veramente un colpo di fortuna per noi. Quindi continuo i miei acquisti. Ciao ciao! Allora, questo qua è un blocco di quarzo, mm-hmm, con dentro cristalli di cianite azzurri. Questa cianite viene dal Brasile e la tolgono così, il pezzo lo tolgono così dalla terra. Sì. Wow, che meraviglia. Questo pesa un bel 8 kg. È bello pesante, sì. Sì. Caspita, bello. Questi invece sono tutti cabochons in serafiniti. Veramente è una pietra che mi è sempre piaciuta tantissimo. È molto molto particolare, ha dei colori veramente incredibili. Wow, bello bello bello. Il sottofondo sentite che la fiera inizia ad animarsi, perché stanno arrivando tutti gli espositori. Ma noi continuiamo il nostro giretto nel mondo delle pietre. Queste sono fette di stalattiti di agata. Sono veramente bellissime. Guarda, quando la guardi contro luce dovresti vedere. Siamo l'esperto. Guarda, ecco. Wow! Questa è acqua marina appoggiata su mica. Veramente è eccezionale. Che pezzo, è stupendo, guardate quanto è grande la mia mano e quanto è grande la pietra, è veramente enorme, è stupenda, bella, bellissima. Intanto continuo il mio giro e vi faccio vedere questi bellissimi cabochon in rodocrosite, veramente molto molto belli, mi piacciono tantissimo. Guardate che meraviglia che sono, che colori sono, strepitosi, mi piacciono tantissimo, belli belli belli, che bella rosa, molto molto belli. Questi sono cabochon in rodocrosite e questi invece sono pietre in rodocrosite. Praticamente da queste pietre, queste qui, ricavano poi queste. Sono quarzi fumé. Quarzi fumé, molto belli, insieme alla mica, e anche questi del Brasile. Sono pezzi un po' insoliti, che belli. Insomma, proprio belli. Uova di malachite? Sì. La malachite viene per lo più, non in modo esclusivo, ma per lo più viene dalla Repubblica Democratica del Congo. Ah! E è un carbonato di rame, quindi c'è un po' come il marmo, solo che invece di esserci il calcio, c'è il rame che gli dà questo bel colore verde. Ho capito. Qua abbiamo veramente un grandissimo esperto, infatti sto facendo un giretto all'interno della fiera prima che apra insieme a lui, perché mi sta insegnando un sacco di nozioni sulle pietre. Io conosco tante cose sulle pietre perché ho il mio mentore, il mio guru delle pietre, ovvero Gianni. Io e lui ci siamo conosciuti in una fiera dei minerali un po' di anni fa ormai, siamo diventati molto amici e infatti facciamo le fiere dei minerali insieme. Io adoro tantissimo venire in fiera con lui, perché sa un sacco di cose e mi insegna tante tante cose bellissime e molto interessanti. Queste sono? Stalattiti di malachite. Vengono tagliati a fette. Tagliate a fette. Ma che belle, non le ho mai viste così. Qui erano due stalattiti appaiati. Questo è un calcedonio. Calcedonio azzurro che va visto assolutamente contro luce, guarda. Non posso,
si vede poco. Poco si vede. Allora bisogna prendere quelli un po' più sottili. Ah sì, vedi? Sì, sono trasparenti. Sì. Le pietre vanno guardate perché è sempre contro luce per vederne la trasparenza, la qualità. Per vederne la trasparenza, esatto. E la qualità. La qualità. Wow. Che belle che sono. Sì. Questo è bello, sì, infatti questo calcellone qua, un bel colore. Questo è un bel calcellone. Sì. Ma come mai ce l'ha? La parte scura così. Qui la parte era così. Naturale, così è stato poi lucidato. E basta lasciarlo. Sì, 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 sì. Vedi, è la vena che aveva questo spessore per una certa lunghezza e qui finisce. E qui finisce la vena. La vena è questa, la vena di calcedonia. E per quello che quindi è un valore aggiunto avere queste parti qua. Sempre, sempre. Perché si capisce com'era in origine. Ah, ho capito, ho capito. Certo. Che bello. Anche questo. Guarda che bello. Questa. Infatti ha un bellissimo colore. Sì. Bella. Molto. Anche questa. Che bello. Bello, un bel colore il calcedone. Bella quella lampada lì. Naturali. Sono tutte naturali. Sono, hanno questi colori. Non sono, esatto. Questi colori della lampada. Questi sono i colori della lampada. Che valore, quella lampada qua. Qui c'è la maggior parte, dobbiamo anche vedere. Quello sono quelli. Stavo già mirarsi tipo un blocco dopo un blocco. Ok. Quelle lì. Ciao Luis. Buongiorno. Ciao, ciao. Bye. Buongiorno. Bella, affascinante. Fa impazzire veramente. Questa è un'apatite che viene dal Marocco, da una località dell'Atlante che si chiama Imilcil, a circa 2000 metri. E ma è verde quell'apatite qua? Non è blu? È un giallo, dunque l'apatite c'è diversi colori, c'è blu che viene dalla Russia. Piuttosto. Come questa? Sì, anche questa qui è apatite del Madagascar. Sì, quindi questa viene dal Marocco, dove ci sono i popoli berberi e li ricavano, lì c'è la montagna, scavano. E questa cos'è? E questa è la matrice calcarea. Un calcare. Sì, carbonato di calcio. Bellissimo. Sì, collocato proprio, quindi prima si è formato questo e dopo, successivamente, si è formato il cristallo di apatite. Ma perché? Perché è arrivato un minerale? Sì, perché nella cavità dove c'era questo, c'era una cavità e diciamo i fenomeni naturali hanno portato un flusso di materiale fuso di questo tipo e poi raffreddando ha cristallizzato. Fantastico. È un quarzo, una drusa, quindi una matrice di quarzite, e poi si sono formati questi cristalli di quarzo molto, molto particolari, molto belli, che si intrecciano tra di loro. Questo è naturale, quindi non c'è una macchina che li ha ritagliati? No, questo è naturale. Sulle facce, sulle facce si possono vedere gli accrescimenti. Si sentono anche con il dito che le macchine spianano. Ho capito. Ecco. E in quanti anni avranno fatto cioè la natura ha creato una cosa? I tempi variano perché cambiano le circostanze, quindi ci sono delle grandi, più le masse sono grandi e devono raffreddarsi, più tempo ci mettono. Poi se i raffreddamenti avvengono al di sotto della crosta terrestre, quindi come se avessero un cappotto, e allora questi raffreddamenti avvengono molto 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 lentamente e danno luogo ai cristalli di crescere meglio. Ho capito, però un migliaio di anni ce l'ha, possiamo dire.
più. Ah no, si è formato molto prima. Molto prima. Sì, sì, qui parliamo di anche milioni. Caspita. Infatti ho detto un miliardo. Poi c'è anche l'arcobaleno. Sì, infatti si vede, lo sto filmando. Bellissimo. E anche questo ci fanno i gioielli, giusto? Però sì, volendo sì. Non si tagliano però, certi pezzi così. Beh, diciamo è un peccato. Certo. È un peccato. È una scultura della natura, sì, veramente sì, bella. Sì, sì. Bellissima, bella. Mazzonite, allora, questo è un pezzo molto bello per collezionisti. È Amazzonite che viene dall'Egitto, un pezzo di tanti anni fa. Mm-hmm. È molto raro perché il colore, l'intensità dell'azzurro è notevole, diciamo. È naturale. È naturale, questo è naturale, si può considerare un pezzo museale. Quindi molti musei lo vorrebbero un pezzo così. Quindi è raro. E viene usato anche per fare gioielli, questi. Viene usato anche per fare i gioielli. Tipo questi. Esatto. Qui possiamo vedere. Questa è una cassetta tematica di amazzoniti che hanno varie provenienze. Materiali che formano questo cristallo allo stato, cioè a temperature elevate, pressioni elevate, sono allo stato fluido. Poi raffreddandosi cristallizzano e si formano i cristalli che hanno delle geometrie non casuali, ma c'è un certo ordine secondo il quale si formano i cristalli. Ah. E in questo caso c'è l'associazione anche con il quarzo fumé. Uh-huh. Che bello, proprio sì. Un bel pezzo da collezione. Sì, molto, molto. Ecco qua, il nostro viaggio nel mondo dei minerali in compagnia del mio grandissimo amico e collezionista Gianni termina qua. Immergersi nel mondo dei minerali è meraviglioso e le scoperte che si possono fare sono incredibili, soprattutto se chi ti accompagna nel viaggio è un appassionato come Gianni. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto scoprire cose che non immaginavate che esistessero di questo mondo. Amici creativi, mettete un pollicino in su se questo video vi è piaciuto ed iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video che presto usciranno. Inoltre, se siete interessati a vedere e scoprire le mie creazioni, visitate il mio gruppo Facebook Le Creazioni di Ann Rose. Vi lascio il link del gruppo qui sotto nell'info box del video. Ciao a tutti amici creativi e buona creatività a tutti!